Io comincerei a introdurre il nostro secondo incontro dei pomeriggi culturali di questa edizione di quest'anno e lo faccio in questo modo, lo faccio ricostruendo in qualche modo le ragioni che mi hanno portato oggi, che ci hanno portati a organizzare questo incontro con il dottor Putignano. Allora, durante il lockdown, durante la primavera del 2020, in uno dei momenti più bui della nostra storia, più bui dal punto di vista emotivo, dal punto di vista civile, dal punto di vista sanitario. Mi ricordo che era il momento in cui brancolavamo tutti nel buio perché vedevamo nei servizi televisivi, sui giornali, si leggeva solamente di ospedali assolutamente intasati, le terapie intensive drammaticamente insufficienti per ospitare e cercare di dare sollievo e cure, quelle poche cure che si riuscivano a distribuire ai tantissimi, tantissimi colpiti dal virus del Covid. E la condizione era veramente disarmante, era veramente disarmante. C'era una primavera bellissima fuori dalle nostre case, noi non potevamo uscire e quello che vedevamo e che sentivamo era un mondo veramente che si stava, per così dire, oscurando. E un giorno a pranzo, telegiornali locali, quindi telegiornali meno frequentati, a pranzo ho ascoltato e visto una notizia che riguardava un gruppo di ricercatori di varie provenienza e soprattutto di varia formazione, un gruppo di ricercatori che aveva anche il suo elemento importante nella Bicocca, nell'università Bicocca, nel Dipartimento di Fisica. Questo gruppo di ricercatori stava mettendo a punto un ventilatore. Sì, perché il tema e il dramma vero era che non c'erano respiratori a sufficienza per salvare le persone, perché il Covid colpiva con una e colpisce ancora drammaticamente con una polmonite bilaterale, per cui il respiratore artificiale era ovviamente questione di vita, di morte. Bene, questo gruppo di ricercatori nel giro di pochissimo tempo si è inventato un ventilatore meccanico di grande duttilità che poteva essere, come dire, approntato anche con del materiale non difficile da reperire. Quella per me è stata una sorta di luce che si cominciava a vedere nel tunnel di quei giorni, una luce che ci veniva portata dalla capacità inventiva dell'intelligenza, della scienza e di giovani scienziati, una luce che ci veniva portata da esseri umani che andavano in aiuto di altri esseri umani. E questo mi ha fatto, come dire, immediatamente ben sperare. Il giorno dopo aver visto questo servizio, ne ho parlato con la nostra collega Nadia Buraglio e ho chiesto a lei se conoscesse qualcuno di quel gruppo e mi ha immediatamente risposto affermativamente e ci siamo ripromessi di avere almeno una dei rappresentanti di quel gruppo di ricercatori, di quel gruppo straordinario. Straordinario. Io, come dire, ormai ho una certa età e pago l'emozione facile, ma per me quello è stato un momento altissimo, altissimo. Della società civile italiana internazionale. È stato veramente un momento alto in cui la funzione della scienza e la funzione etica
di chi si è posto al servizio non solo della scienza, ma anche degli uomini. Beh, quella funzione, secondo me, è una funzione unica e non poteva mancare non poteva mancare il racconto di quell'esperienza in una scuola e soprattutto in un liceo scientifico. Con Nadia, appunto, ci eravamo ripromessi di avere i protagonisti, almeno uno dei protagonisti di quella esperienza, anche per omaggiarli e come dire, ringraziarli per il lavoro fatto, per quella straordinaria idea. Ecco, noi stasera abbiamo con noi il dottor Oscar Putignano, di cui ho già fatto cenno prima, e che è stato uno degli animatori di quel gruppo di ricerca, al quale io adesso lascio la parola affinché ci possa spiegare e possa ricostruire il senso di quella invenzione e il senso di quell'esperienza che è stata un'esperienza che ha segnato positivamente, ovviamente, in senso straordinario il percorso che ci ha portato poi pian piano fuori dal Covid. Guardate che il segno che quella esperienza fosse un'esperienza eccezionale ce l'ha data il Presidente della Repubblica, che ha inaugurato l'anno accademico la Bicocca nell'autunno scorso e ha voluto incontrare quel gruppo di ricerca. Ho visto anche Dottor Putignano tutto vestito a festa, con giacca e cravatta, quello è, come dire, un segno inequivocabile del valore della narrazione che stiamo facendo questa sera, insieme al dottor Putignano, al quale ora io volentieri lascio la parola. Grazie mille, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. Io sono appunto Oscar Putignano, lavoro come ricercatore in fisica presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e collaboro con il CNR, l'Istituto di Scienze e Tecnologie dei Plasmi. Oggi vedremo un po' come è nato il ventilatore, quindi varie fasi del suo sviluppo e qualche piccola nota tecnica di come si è riusciti a sviluppare questo progetto. Prima però vorrei parlarvi di quello che faccio io di solito. Io sono un fisico nucleare, lavoro per la ricerca per lo sviluppo della fusione nucleare controllata per la produzione di energia pulita, che è un altro tema abbastanza importante in questi giorni. La fusione è il contrario della fissione, nel senso che nella fissione si divide un atomo molto pesante per liberare energia, mentre nella fusione uniamo due nuclei di deuterio e di trizio, che sono isotopi dell'idrogeno, a formare un nucleo di elio, quindi non produciamo scorie radioattive. Il problema è che è molto più difficile da fare perché i due nuclei sono carichi entrambi positivamente, quindi non vogliono avvicinarsi a temperature che abbiamo qui sulla Terra ed è necessario scaldare questa miscela che è nello stato di gas, si forma un plasma scaldandolo ad alta temperatura e poi si costruisce un reattore dove questa reazione può avvenire. Io in particolare mi occupo col gruppo di Milano Bicocca e del CNR di sviluppare diagnostico sia rivelatori di neutroni e di raggi gamma per studiare le reazioni che avvengono all'interno del plasma. Alcuni di questi rivelatori utilizzano il gas. Diversi gas, tipicamente gas nobili, per effettuare la misura. Quindi, all'interno del nostro gruppo, anche se non per l'ambito medico, c'era già una certa esperienza nel lavorare con sistemi a gas e con sistemi di controllo. E vedremo che questa esperienza è stata fondamentale poi per sviluppare il progetto del ventilatore. Il progetto dell'NVM, appunto, si poneva come obiettivo quello di sviluppare un ventilatore polmonare durante la pandemia, ovviamente che fosse adeguato per curare i pazienti colpiti da polmonite da Covid-19, ma che superasse tutte quelle difficoltà per le quali non era possibile costruire più ventilatori di quelli che erano già disponibili in commercio. Infatti, durante la fase acuta della pandemia, erano stati mandati anche militari dell'esercito aiutare a aumentare la produzione dei ventilatori già sul mercato, ma questa produzione era bloccata non tanto dalla manodopera, quanto dal fatto che in un ventilatore commerciale sono presenti decine di migliaia di componenti
che provengono da circa 15 paesi diversi. E durante il lockdown, dove i viaggi erano limitati, le spedizioni erano limitate, c'era scarsità, appunto, di componenti. Quindi è nata questa idea del professor Cristiano Galbiati, che è un professore di Princeton che era bloccato qui a Milano per la pandemia, di sviluppare un nuovo ventilatore che non fosse tanto migliore di quelli già presenti sul mercato, ma che fosse facilmente riproducibile su larga scala anche in un momento in cui la catena produttiva è interrotta a causa della pandemia. Fosse anche a basso costo e non ha avuto intenzione di brevettarlo in modo che possa essere riprodotto. Quando ce ne sia bisogno. Per fare ciò ha iniziato una collaborazione, ha mandato una mail su una mailing list dell'INFN, al quale noi abbiamo intercettato questa mail, ci è arrivata e abbiamo deciso di imbarcarci in questo progetto ambizioso. Vediamo ora un video di presentazione che era stato realizzato subito dopo, cioè durante la prima fase del progetto. Spero si senta l'audio, fatemi sapere se non si sente. Mi sente. All'inizio dell'emergenza Covid, uno dei Sente maggiori molto basso? sistema sanitario è stata la carenza dei ventilatori meccanici polmonari, necessari per assistere la respirazione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Per garantire la disponibilità in Italia come nel mondo di un numero adeguato di ventilatori meccanici, la cui produzione resta ancora limitata, una soluzione arriva dal progetto M2M, Milano Ventilatore Meccanico, che punta a realizzare queste macchine salvavita in tempi brevi e a basso costo. Il progetto M2M, nato sull'iniziativa del fisico Cristiano Galbiati, si propone di realizzare un innovativo sistema di ventilazione meccanica polmonare, basato su poche componenti, facilmente reperibili, di basso costo e libero da brevetti. Abbiamo fin da subito messo a disposizione il nostro know-how nel campo della tecnologia dei sistemi gas, delle valvole pneumatiche e del loro controllo in tempo reale. Il gruppo di lavoro del ventilatore MVM copre tutta la filiera, dai progettisti della valvola pneumatica ai dottori che lavorano nella terapia intensiva. La loro collaborazione ha permesso di sviluppare un ventilatore con una gestione ottimizzata dei pazienti Covid-19, che li può seguire sia quando profondamente sedati che quando sono in grado di respirare autonomamente per i casi meno gravi. I nostri ricercatori, insieme a giovani dottorandi dell'Università di Milano Bicocca, bloccati a causa del lockdown, hanno provveduto a identificare le componenti principali del sistema, quali ad esempio le valvole pneumatiche o i sensori d'ossigeno. Altri ricercatori, invece, hanno lavorato direttamente sul campo presso l'azienda Remaster, dove è stato realizzato il ventilatore polmonare. Un intenso lavoro di squadra che ha coinvolto anche dei laboratori di rapid prototyping del CNR ha permesso di arrivare in neanche un mese a una prima versione del ventilatore. Il prototipo è stato poi testato presso l'ospedale San Gerardo di Milano Bicocca, dove è presente un avanzato simulatore che è in grado di riprodurre le caratteristiche dei polmoni di pazienti affetti da Covid-19. Il continuo lavoro di sviluppo ha portato una versione di ventilatore che ha avuto la certificazione FDA americana, che ne permette l'uso negli Stati Uniti e in molti paesi del mondo in situazioni di emergenza. Verrà prodotto nelle prossime settimane dagli Master. Il CNR continua a collaborare nell'ottimizzazione del dispositivo e con le aziende coinvolte nello sviluppo. Lavora per individuare in questa emergenza che ci ha colpito un'opportunità per sviluppare un prodotto innovativo che ci permette di guardare con più fiducia alle sfide future. Questo progetto ha visto fianco a fianco ben 150 ricercatori e tecnologi italiani e internazionali che, lavorando giorno e notte, hanno realizzato in meno di 2 mesi un prototipo di ventilatore meccanico polmonare. In tempi normali, questa attività richiederebbe oltre 2 anni di lavoro. La leva del successo è stata la condivisione spontanea delle nostre competenze per il bene comune di tutti, ovvero
per realizzare un ventilatore polmonare che salverà vite umane in Italia e nel mondo. Dicevamo, quindi è stata una collaborazione interdisciplinare e internazionale e questa è stata la chiave del successo di questo progetto, perché soprattutto durante la prima fase si lavorava 24 ore al giorno, nel senso che essendo su 8 fusi orari diversi c'era sempre qualcuno che lavorava al progetto. Era anche abbastanza spiazzante all'inizio, perché nelle fasi iniziali il progetto evolveva così velocemente che andavi a letto la sera in un modo, poi avevano lavorato i canadesi tutto il loro giorno, che era la notte qui, al progetto, e la mattina dopo era cambiato sostanzialmente, quindi bisognava riprendere un po' il polso della situazione, diciamo. Un progetto che ha coinvolto ricerca, medicina, ovviamente, perché poi erano i medici che usciti dal turno in terapia intensiva venivano a dirci cosa fare, perché noi non avevamo nessuna conoscenza di ventilazione polmonare prima di iniziare questo progetto, di ingegneria, ed è stato fondamentale anche la rete che era già preesistente con le industrie. Perché conoscevamo subito persone in grado di sviluppare un progetto del genere, di aiutarci, industrie in grado di aiutarci a sviluppare un progetto del genere. Qui ho riportato la lista di autori di una pubblicazione che abbiamo fatto su questo progetto. Si può vedere che è un buon numero di persone, tra cui un premio Nobel della fisica del 2015, Arthur MacDonald, canadese, che ha aiutato a dare risonanza internazionale a questo progetto. Adesso vediamo la linea temporale in cui si è svolto questo progetto sull'andamento dei positivi giornalieri in Italia. L'inizio del progetto è stato subito dopo il lockdown, appunto, e in 9-10 giorni si è arrivati alla prima pubblicazione. Questa pubblicazione serviva anche per mettere le basi del progetto e per impedire ogni futuro tentativo di richiedere il brevetto. Poi, in circa 90 giorni, si è arrivati ad un'approvazione emergenziale FDA, e poi da lì è iniziato il ventilatore era praticamente pronto, è iniziato una lunga fase di test che sono serviti prima per l'approvazione da parte di Health Canada, che è l'ente regolatore canadese. Il Canada ha comprato 10.000 unità per fare scorta in caso in caso servissero per la pandemia, e poi si è arrivati finalmente anche all'approvazione piena non emergenziale da parte della comunità europea. L'approvazione emergenziale è stata più veloce, ovviamente, perché era emergenziale. Mentre adesso MVM è un prodotto, un ventilatore approvato sia in Canada che in Unione Europea, non solo come dispositivo emergenziale. Nella fase iniziale il lavoro era abbastanza complicato, perché non si poteva uscire di casa. Avevamo un permesso speciale di Borrelli, una lettera che ci autorizzava ad andare a Ele Master, che ha la sede a Lomagna, per lavorare sul progetto. Io il primo giorno in cui sono andato è stato il giorno di Pasqua, mi ricordo ancora questa cosa, che anche a Pasqua, sabato e domenica, si continuava a lavorare sul progetto. Mettiamo un po' di basi in modo da capire come funziona il ventilatore. Anche noi, sinceramente, quando ho iniziato a lavorare su questo progetto, non mi ero mai posto il problema di come funziona la respirazione fisiologica. Comunque, ho imparato che una persona sana, che respira normalmente, come stiamo facendo noi in questo momento, il lavoro muscolare avviene solo in fase di inspirazione, nel senso che il diaframma si contrae, questo fa sì che nella cassa toracica si generi una depressione. Questa depressione induce a sua volta una depressione nei polmoni, e quindi c'è un flusso di aria che passa dalla bocca e arriva nei polmoni.
I polmoni sono fatti, detto semplicemente, come varie diramazioni di tubi che portano fino agli alveoli, che sono poi le sacche dove avviene lo scambio tra gas e tra, sì, del gas con il sangue. Quindi abbiamo la fase di ispirazione, la pressione esterna è sempre costante, ovviamente non siamo in grado di cambiare la pressione del mondo, quindi dobbiamo cambiare la pressione dei nostri polmoni nella respirazione fisiologica. Quindi, ripeto, durante la fase di ispirazione il diaframma si contrae, genera una depressione nella via toracica, che genera a sua volta una depressione all'esterno degli alveoli, apre i polmoni e fa sì che ci sia un flusso di aria che entra all'interno dei polmoni. Ad un certo punto questo flusso di aria ristabilisce all'interno dei polmoni la stessa pressione che c'è all'esterno. Quindi finisce l'atto inspiratorio ed inizia l'atto espiratorio. Un'espirazione normale, non forzata, prevede solo il rilassamento del diaframma. Non c'è nessun muscolo che spinge l'aria fuori, è solo l'elasticità della cassa toracica e del diaframma che torna nella sua posizione di riposo che fa sì che i polmoni si stringano, aumentando la pressione all'interno dei polmoni e quindi generando un flusso che va verso l'esterno. Tutto questo continua finché non ristabiliamo un'altra volta l'equilibrio tra polmoni ed esterno e si continua così. Possiamo modellizzare il polmone con un modello molto semplice, dove abbiamo una resistenza che è dovuta, che tiene conto, diciamo, di tutti i trachea e di tutte le varie diramazioni dell'albero respiratorio, e una complianza che tiene conto della elasticità del polmone, cioè ci dice quanto, qual è la variazione di volume ad una data variazione di pressione. Questo circuito è equivalente a un circuito elettrico, dove la resistenza è una resistenza e la complianza è una capacità in serie. Come fisico è più facile lavorare con il circuito elettrico rispetto che con il modello polmonare, quindi se noi mettiamo una differenza di potenziale tra questi capi, questo indurrà una corrente, ci sarà una caduta di potenziale, quindi una caduta di pressione tra la bocca e il polmone, diciamo, dovuto alla resistenza della trachea e del resto dei condotti che portano nei polmoni, e poi si accumulerà della carica all'interno del condensatore, e questa carica è il volume, e quindi la carica accumulata è l'aumento di volume del polmone durante l'inspirazione, poi quando annulliamo la differenza di potenziale all'interno, questa carica si muoverà ancora con una corrente inversa, che è il flusso inverso, e il polmone si restringe, quindi la carica all'interno del condensatore, che è il nostro volume nel modello polmonare, si riduce, e abbiamo questo processo di carica e scarica del condensatore, che è il nostro respiro. Vediamo invece, durante la ventilazione polmonare, la ventilazione meccanica, dobbiamo sopperire al fatto che il diaframma non è più in grado di creare la depressione necessaria al funzionamento del respiro. E per fare ciò, alziamo noi la pressione alla bocca del paziente, in modo da generare un flusso di aria inspiratorio, quindi dalla bocca ai polmoni, poi la abbassiamo in modo che l'elasticità naturale della cassa toracica permette al paziente di respirare. Ci sono diverse strategie di ventilazione che possono essere a controllo di volume o a controllo di pressione. Con MVM ci siamo concentrati su quel controllo di pressione, perché i medici ci hanno detto essere quella più efficace per trattare i pazienti malati di Covid. L'altra cosa importante era avere un rapido fronte di salita della pressione. MVM funziona in due modalità, una in cui il ventilatore si prende carico di fare tutto il lavoro per il paziente, nel senso il paziente è sedato o comunque non è in grado di respirare, il diaframma non si muove, e il ventilatore decide la frequenza respiratoria, la durata dell'inspirazione, la durata dell'espirazione, e la pressione
alla quale deve portare la bocca del paziente durante l'atto respiratorio. C'è un'altra modalità che è quella di supporto di ventilazione in pressure support, si chiama nel ventilatore, in cui il paziente riesce a iniziare degli atti respiratori che però non sono abbastanza, abbastanza intensi per tenerlo in vita. Questo succede tipicamente dopo che un paziente è rimasto intubato per un lungo tempo, il diaframma ha perso tono muscolare e quindi deve essere riabilitato alla respirazione. Quindi inizia a riuscire a fare un respiro, abbassa un po' la pressione e il ventilatore deve aiutarlo a fornirgli tutta l'aria che gli serve per completare i respiri. I medici man mano diminuiscono l'aiuto che il ventilatore dà al paziente e questo permette di riabilitare il diaframma, fargli riacquisire tono muscolare per poi andare verso la dimissione del paziente. Vedremo ora come costruire un oggetto che ci permette di fare queste curve di pressione e di far respirare una persona. Un'altra premessa che dobbiamo fare è che visto che durante la ventilazione meccanica viene a mancare la depressione che il diaframma crea all'interno della cassa toracica che apre gli alveoli dall'esterno, c'è una tendenza, se andiamo ad espirare in a pressione ambiente, degli alveoli a collassare su se stessi. Poi gli alveoli sono umidi e restano appiccicati e quindi quell'alveolo non contribuisce più allo scambio di ossigeno col sangue, di anidride carbonica col sangue, quindi quell'alveolo è compromesso e non riesce più a far respirare il paziente. Per questo si usa la PEEP, che sta per Positive End Expiratory Pressure, quindi pressione di fine espirio positiva, in cui non si fa mai scendere, arrivare alla bocca del paziente a pressione ambiente, ma si tiene sempre una certa sovrappressione rispetto all'ambiente. Questo fa sì che gli alveoli non vanno mai a chiudersi definitivamente, restano sempre un po' aperti e quindi non si incollano l'uno sull'altro. Chiaramente per costruire un oggetto che ci permetta di movimentare del gas ci serve un rubinetto che possiamo aprire e chiudere con un microcontrollore, con un computer fondamentalmente. Vediamo ad esempio le valvole solenoidali, che sono quelle che abbiamo utilizzato. Sono composte da un corpo valvola, un otturatore magnetizzato e un solenoide. Questa è una valvola normalmente chiusa, quindi quando non è alimentata non c'è passaggio di fluido da un lato all'altro. Quando la alimentiamo, il solenoide crea un campo magnetico che attrae, fa muovere l'otturatore che si alza e quindi può esserci passaggio di fluido. Chiudendolo, annullando il passaggio di corrente, quindi quando non passa corrente, la molla spinge l'otturatore verso il basso e il flusso si ferma. Esistono diversi tipi di valvole, questa è una normalmente chiusa, ma mettendo la molla e il solenoide nell'altro verso si può avere una normalmente aperta, cioè quando non c'è corrente la valvola è aperta e il flusso passa e quando la eccito la valvola si chiude. E poi ci sono altri due tipi di valvole, che sono le valvole on-off, quindi hanno solo due stati, accesa o spento, o valvole che a seconda di quanta corrente passa nel solenoide sono più o meno aperte. Vedremo che sono importanti poi per il ventilatore. Vediamo qui il primo schema di base del primo ventilatore, del primo prototipo di MVM. È abbastanza semplice, abbiamo una sorgente di gas in pressione a circa 4 bar, una valvola pneumatica di quelle che abbiamo descritto normalmente chiusa in ingresso, poi un umidificatore che si può trascurare, e questo è il controllo di pressione. Vedremo poi un video, ma è fondamentalmente un bicchiere nel quale è immerso un tubo, e quindi la pressione nel tubo può salire finché non spostiamo tutta l'acqua che sta in questo tubo e iniziano ad uscire delle bolle.
Decidendo l'altezza dell'acqua rispetto alla fine del tubo, decidiamo la pressione massima che è impostabile nel ramo inspiratorio. Poi abbiamo un'altra valvola di aspirazione e un'altra trappola ad acqua che ci serve per la pipa. Quindi fondamentalmente il microcontrollore è solo in questo caso è solo un timer che decide di aprire questa valvola e tenere chiusa questa per tutta la fase di ispirazione. La pressione è definita da questa trappola d'acqua, quindi avrò un flusso d'aria finché l'aria spinge fuori l'acqua, tutto va dal paziente, poi quando inizia a fare le bolle parte del flusso andrà verso il paziente se è necessario e il resto verrà scaricato in atmosfera, mantenendo qui la pressione desiderata di 20 o 30 centimetri d'acqua, appunto, che è l'unità di misura che si usa nelle respirazioni in ospedale. Quindi è quante la pressione che si porta per avere bolle che escono da sotto 30 centimetri d'acqua, 20 centimetri d'acqua, eccetera. Poi, in fase di aspirazione, chiudiamo questa valvola, apriamo questa, e l'elasticità dei polmoni spinge l'aria fuori dal paziente e attraverso questa trappola d'acqua che serve a mantenere la pipa. Vediamo ora un video del funzionamento di questo primo prototipo. Questo è il polmone del nostro paziente, un polmone di prova. Qui vediamo le trappole d'acqua, fase di aspirazione e fase di inspirazione. Questo è il microcontrollore, qui ci sono le due valvole solenoidali, lì arriva il gas. E vediamo che siamo in effetti in grado di ventilare un polmone di prova. Abbiamo fatto vedere questo setup semplice ai medici e chiaramente ci hanno detto sì, di base funziona, è quello che volevamo fare, però è chiaro che in terapia intensiva non si può andare col bicchiere a regolare l'altezza dell'acqua per scegliere la pressione inspiratoria ed espiratoria, avere questi due taniche d'acqua che possono cadere in tutto il groviglio di fili intorno al paziente e strumenti. Non era pratico, quindi abbiamo dovuto cambiare il design in modo da evitare questo metodo di controllo della pressione. Dobbiamo avere il microcontrollore che decide come mantenere la pressione e ha un controllo attivo della pressione. Vediamo però che la performance non era male. Il controllo di pressione è abbastanza stabile. Qui era impostato a 20 cm d'acqua. C'è un flusso inspiratorio e un flusso espiratorio. C'è un altro problema sulla valvola on-off, che è che quando apriamo repentinamente una valvola, si viene a creare un flusso molto intenso che genera il cosiddetto colpo d'ariete, che è quindi un'onda di pressione molto forte, che abbiamo questo spike di pressione all'inizio dell'inspirato. Questo è un po' la sensazione è un po' quella di avere una persona che ti dà i calci all'interno dei polmoni, quindi non va bene già in una persona sana, figuriamoci in una persona che ha già il polmone compromesso dalla malattia. Vediamo adesso un po' di tecniche che si possono usare per controllare la pressione con un sistema digitale dato dal nostro microcontrollore, che quindi ha solo due in cui la porta che controlla le valvole può avere solo due stati, uno stato in cui è spento e uno stato in cui è acceso. La prima, la cosa più facile che possiamo fare, è il controllo di steresi, cioè è quello che si usa tipicamente nei termostati o nelle caldaie, eccetera. Quindi abbiamo un sensore, in questo caso di temperatura o di pressione, e il controllore decide di accendere l'elemento, che può essere l'elemento riscaldante, il riscaldamento o la valvola, fin tanto che la temperatura è sotto la temperatura desiderata, e la spegne quando andiamo sopra. Bisogna usare una piccola soglia superiore o inferiore per evitare che questo controllo continui a accendersi e spegnersi,
E vediamo che qui riusciamo a mantenere un controllo abbastanza buono della variabile che vogliamo controllare, anche se non è perfetto perché è intrinsecamente non stabile, è intrinsecamente impulsato. Avremo sempre un'oscillazione. Questo chiaramente non va bene perché c'è il colpo d'ariete, come abbiamo detto, quindi ogni volta che accendiamo questa valvola daremo un colpo d'ariete al paziente. E quindi non vogliamo questo tipo di controllo. C'è un controllo più complicato che si chiama PID, che sta per controllore proporzionale, integrativo e derivativo. Come funziona? Noi vogliamo avere in fase inspiratoria un rapido gradino di pressione, passare dalla pressione espiratoria alla pressione inspiratoria velocemente. Quindi abbiamo il nostro riferimento che è RDT e lo sommiamo a un feedback, a un loop. Quindi facciamo la differenza in realtà tra la pressione che vogliamo ottenere e la pressione che abbiamo in questo momento nel sistema. E calcoliamo così l'errore, quindi quanto siamo distanti dal nostro obiettivo. Questo errore poi viene... si prende un contributo che è proporzionale all'errore, uno che è proporzionale all'integrale dell'errore e uno che è eventualmente proporzionale alla derivata dell'errore. Si sommano questi contributi con dei pesi che vengono decisi ottimizzando il controllore per l'obiettivo e si ricava questa funzione UDT che è la retroazione da applicare, cioè nel nostro caso quanto voglio aprire la valvola. Se sono molto distante vorrò aprire molto la valvola, man mano che mi avvicino vorrò aprire sempre meno la valvola per stare vicino al valore di riferimento. È chiaro che per attuare questo tipo di controllore ci serve una valvola proporzionale, non una valvola che ha solo lo stato aperto e chiuso, perché dobbiamo poterla aprire proporzionalmente ad UDT. Vediamo per essere più chiari i vari contributi, principalmente il contributo proporzionale e quello integrale, il contributo che c'è sulla variabile controllata. Vediamo con questo grafico. Noi vogliamo seguire questa curva tratteggiata rossa e abbiamo qui i vari contributi del controllo. Il primo è il proporzionale, quindi noi apriamo la valvola di una quantità che è proporzionale a quanto siamo distanti dal valore che vogliamo raggiungere. Quindi all'inizio la valvola sarà chiusa, voglio far aumentare la pressione, mi rendo conto che io ho pressione 0 e voglio andare a questa pressione 10, quindi l'errore è 10 e apro di una quantità che è in qualche modo proporzionale a 10. A seguito di questa apertura della valvola la pressione inizia a salire e io inizio a aprire sempre meno la valvola. Chiaramente con il solo contributo proporzionale, quando mi avvicino al mio bersaglio, l'errore diminuisce e quindi anche la velocità con cui mi avvicino al mio bersaglio diminuisce perché apro sempre meno la valvola visto che l'errore è più piccolo e sto aprendo la valvola di una quantità proporzionale all'errore. E quindi usando solo un controllore proporzionale non arriveremmo mai al valore desiderato. Per questo si usa anche un controllore, si aggiunge una parte integrale che tiene conto in qualche modo a memoria di com'era il sistema. Cioè apre la valvola di una quantità che è proporzionale alla somma degli errori che ho fatto in passato. Quindi vediamo che man mano sale, perché si ricorda che qui, anche in questo punto, si ricorda che a un certo punto ero distante dal mio valore. Sommando questi due contributi con pesi KP e KI adeguati, si può ottenere la curva verde che, come vedete, è ben rappresentativa di quella che volevamo ottenere. Dobbiamo però controllare con un microcontrollore che ha una porta di controllo binaria, che quindi può essere solo stato basso o stato alto, quindi spento o accesa, una valvola che è proporzionale.
Per fare ciò utilizziamo quello che si chiama pulse width modulation. Qui è un metodo abbastanza furbo, per cui decidiamo una frequenza e facciamo e teniamo acceso la porta per una frazione, si vede bene qui, facciamo un'onda quadra, se vogliamo avere, supponiamo che la valvola funzioni tra 0 volt e 12 volt, se vogliamo avere 6 volt alla valvola, quindi la valvola aperta a metà, teniamo acceso il segnale per metà del tempo, in questo modo. Continuiamo a accendere e spegnere in modo che il tempo in cui la valvola è spenta, o meglio la porta è spenta e la porta è accesa, siano uguali nel tempo. Così abbiamo sulla valvola la media tra acceso e spento. Se vogliamo chiudere di più, riduciamo il periodo per il quale la valvola è accesa, così possiamo andare al 10% o in più al 90% o avere sempre acceso il 100%. In questo modo possiamo trasformare una porta che ha solo due stati, acceso o spento, in un segnale e controllare una valvola che è proporzionale, utilizzando l'inerzia che c'è all'interno della valvola, se questa è in grado di aprirsi proporzionalmente. Questa tecnica è utilizzata anche per controllare, ad esempio, i LED che sono variabili di intensità o di colore. Vediamo qui un esempio. Qui abbiamo un microcontrollore che fa accendere questo LED, vedete che aumenta la luminosità perché aumenta il tempo in cui il segnale è nello stato logico alto. Allo stesso modo possiamo aprire più o meno la valvola. Con queste modifiche siamo passati dallo schema di prima con le trappole d'aria, uno schema un po' più complicato che adesso vediamo con calma, che ci permette di ventilare un paziente controllando la pressione grazie al microcontrollore. Il microcontrollore a questo punto non è più solo un orologio che sceglie la lunghezza dell'inspirazione e dell'espirazione, ma sceglie quanto aprire la valvola per mantenere la pressione desiderata all'interno del polmone del paziente. Partiamo nello stesso modo con una sorgente di gas a 4 bar, che ci serve anche come forza motrice, diciamo, per gonfiare i polmoni. Andiamo in questa valvola, che è una valvola proporzionale, ed è quella retroazionata dal microcontrollore. Questa si apre e si chiude durante la fase di inspirazione per mantenere la pressione in questo ramo alla pressione desiderata inspiratoria. Abbiamo aggiunto anche un misuratore di ossigeno e un misuratore di flusso che ci permette di misurare il volume di aria che andiamo nei polmoni integrando il flusso. È l'unica misura di volume possibile, perché non possiamo vedere quanto si espande il polmone in altri modi. Poi, a fine inspirazione, questa valvola si chiude e si apre una seconda valvola, come prima, questo ramo non è variato di molto, se non che è cambiato il tipo di valvola. E questa valvola permette l'espirazione ancora grazie all'elasticità della cassa toracica. In più abbiamo un altro sensore di flusso per misurare anche il flusso espirato, infatti vediamo che il primo flussimetro intercetta solo le frecce blu che sono il flusso inspirato e non le frecce rosse che sono quello espirato, e diversi sensori di pressione, uno alla bocca del paziente e uno qui vicino alla valvola. Questo perché la distanza tra la valvola e il tubo induce un ritardo temporale nella propagazione della pressione nella bocca del paziente. Questa lunghezza di tubo fa sì che non riusciamo a controllare la valvola abbastanza velocemente se prendiamo la nostra retroazione qui. Quindi dobbiamo andare più vicino alla valvola e fare due circuiti di retroazione, che è una cosa un po' complicata. Comunque c'è un circuito... La valvola è... Scusatemi. Vogliamo avere alla bocca del paziente la pressione
impostata, ma andiamo più lentamente qui in modo da non avere colpo d'ariete. Quindi abbiamo due anelli di retroazione. In più, scusatemi, ho fatto un casino. In più abbiamo aggiunto regolatori di pressione e altri dispositivi di sicurezza di cui parleremo più avanti. In questo modo adesso vediamo un video del sistema finale ed un po' dell'evoluzione di questo sistema. Vediamo che questo è il ventilatore nel suo stato finale, con lo schermo, con le curve di pressione, volume e flusso. Qui abbiamo un simulatore di paziente e poi abbiamo un po' una carrellata di come si è sviluppato il ventilatore meccanico. Quindi abbiamo qui in fondo la versione di prima con le trappole d'acqua, poi questa è la versione, quella di Pasqua, dove era stata realizzata una scatola per delle stesse dimensioni di quella finale per verificare gli ingombri, stampata in 3D. Questa è un'altra versione intermedia con una scatola che era già disponibile per rendere il tutto un po' più ingegnerizzato. E poi passiamo alla fine a questo prodotto, dove abbiamo il ventilatore, l'ingresso dell'aria e dell'ossigeno è posto sul retro, e poi abbiamo qui il tubo di connessione al paziente con le varie sonde di pressione e il controllo della valvola di espirazione. Questa qui bianca è la valvola di PEEP, che tiene la pressione alla fine espirazione sopra la pressione ambiente. Faccio rivedere le... a questo punto sembra finito il lavoro, in realtà c'è ancora, ci sono state un sacco di cose da fare ancora. Per il controllore PID, i parametri KP e KI, che sono i parametri che gestiscono le retroazioni, quindi quanto devo variare la valvola a seconda di come si sta muovendo la pressione alla fine alla bocca del paziente, dipendono anche dalla dinamica temporale del sistema, che, se torniamo all'analogia del circuito RC, dipende dalla R della C. Quindi immagino voi sappiate che un circuito RC è una costante di tempo che dipende sia dalla resistenza che dal condensatore. La R della C nel nostro caso sono date dal paziente e anche dall'evolvere della malattia nello stesso paziente. Quindi non esiste una resistenza e compliance standard per una persona, tantomeno per una persona malata. E ogni paziente avrà la sua. Quindi è necessario che il ventilatore sia in grado automaticamente di trovare i migliori parametri per ottenere delle forme d'onda sempre il più quadrate possibili, che è quello che desideravano i medici. Per fare ciò, c'è questa foto abbastanza di bassa qualità, però provo a spiegarvela. Questo è l'andamento temporale. Adesso il cursore è arrivato qui dove c'è questa interruzione. Quindi questi sono i respiri del passato, e l'ultimo respiro che ha fatto è questo, e poi andrà a sovrascrivere qui sopra. Vediamo che questo respiro ha una forma di pressione, la prima traccia, la pressione alla bocca del paziente, molto diversa dagli altri. Questo perché il ventilatore parte con dei parametri conservativi, fa questa rampa di pressione molto lenta, che gli permette di calcolare tramite un algoritmo i parametri di resistenza e di complianza del paziente. Dopo aver fatto 5 respiri di questo tipo, in cui calcola i parametri del paziente, sceglie automaticamente i due coefficienti KP e KI del controllo che meglio si adattano a quel tipo di paziente e inizia a ventilare il paziente nel modo ottimale. Durante ognuno di questi atti respiratori riesce ancora a calcolare i parametri del paziente e quindi si accorge se questi stanno variando e varia conseguentemente i parametri del controllo per mantenere sempre questa bella forma
desiderata dai medici. Grazie al simulatore di paziente, che è fondamentalmente un pistone elettromeccanico che può simulare varie patologie, la risposta di un polmone con varie patologie alla ventilazione meccanica, abbiamo simulato diversi tipi di paziente e abbiamo trovato delle relazioni tra i parametri R e C del paziente e i parametri KI e KP del controllo, che vediamo in questi due grafici. Quindi, durante i primi respiri con una salita lenta calcoliamo R e C e poi decidiamo KI e KP del controllo secondo queste relazioni. A ogni respiro ricalcoliamo R e C, e se per più di 5 respiri consecutivi le R e la C sono significativamente diverse da quelle che avevamo trovato all'inizio, ripartiamo con la procedura di ricerca di nuove parametri R e C. Perché 5 respiri? Perché il paziente potrebbe tossire mentre è intubato, e quindi non vogliamo continuare a ricalcolare i suoi parametri e continuare a dargli respiri di prova che non sono ottimizzati per curarlo. Dopo tutto questo lavoro siamo passati da una forma di pressione e flusso che vedete qua a sinistra, che era quello con le trappole d'acqua, a questo a destra, dove vediamo un'ottima stabilità. Arriviamo esattamente senza, abbiamo eliminato totalmente il colpo d'ariete, la curva di pressione è quella rossa. Arriviamo a plateau, questo respiro dura un secondo, questo durava 2 secondi, quindi nel primo secondo non arrivavamo a plateau con le trappole d'acqua, e abbiamo, in realtà poi il flusso e il volume vengono come... vengono dal fatto che decidiamo questa pressione e che il paziente ha una certa resistenza e una certa compliance. Comunque la forma d'onda è migliorata, e questa è una cosa che i medici hanno ritenuto accettabile come, anzi, un buon risultato per curare un paziente. Vediamo l'altra modalità, è la pressure support ventilation. Grazie a tutto il lavoro fatto per la modalità di controllo dove il paziente è totalmente sedato, di cui abbiamo parlato finora, siamo stati in grado anche di implementare una modalità in cui il paziente inizia a respirare. Questo è sempre con il simulatore di paziente, questa volta però la traccia verde è lo sforzo che fa il paziente, quindi il diaframma del paziente si contrae, e alla bocca, visto che c'è un'occlusione, osserviamo una diminuzione di pressione. Questo ci indica che il paziente sta cercando di respirare e dobbiamo trovare un metodo per accorgerci che il paziente sta cercando di respirare e dargli aria. Vedete qui che il ventilatore è abbastanza bravo a capire quando sta respirando. Non c'è una soglia di pressione che il paziente deve superare per capire che c'è un inspirio. Questo è molto poco desiderabile, perché immaginate di provare a respirare e non avere aria dalla bocca, iniziare a inspirare con la bocca tappata. È una sensazione brutta, una sensazione di soffocamento, quindi deve essere il più veloce possibile il ventilatore ad accorgersi che il paziente ha bisogno di aria e fornirgli il supporto ventilatorio. In più, ricordiamoci che è un paziente che non ha respirato autonomamente per ore o giorni e quindi ha un diaframma debole. Abbiamo fatto questo trigger per accorgersi del respiro guardando la concavità della pressione alla bocca. Vedete che qui c'è un cambio di derivata seconda. Per chi ha, immagino, sì, sappiate, derivata seconda, non so se siete tutti negli ultimi anni. Comunque, da una... funzione di pressione che va piatta, c'è questo
concavità che cambia, e quindi ci accorgiamo del respiro senza mettere una soglia di pressione che il paziente deve aspirare senza avere aria. Poi il respiro finisce, come vedete, quando il flusso scende sotto una certa percentuale del massimo flusso che ha avuto, che è più o meno qui dove la pressione inizia a risalire. Quindi il paziente sta iniziando ad espirare, ha rilasciato il diaframma e le forze elastiche del suo torace gli permettono all'aria di uscire. Il ventilatore se ne accorge, chiude la valvola di inspirazione e apre quella di espirazione. Per arrivare alle certificazioni, però, come abbiamo visto all'inizio, c'è stato circa un anno di tempo per arrivare alla certificazione completa, perché il design che abbiamo di funzionamento richiederebbe solo fondamentalmente i componenti dove ci sono le frecce, questi qui, la valvola, un flussimetro, un sensore di ossigeno, questi sensori, 1, 2, 3 sensori di pressione, l'altra valvola e basta. Tutto il resto sono componenti di sicurezza sia attiva che passiva, perché dobbiamo essere sicuri che in caso non andiamo a compromettere la salute del paziente. Quindi abbiamo dovuto pensare a tutti i possibili guasti della macchina e attuare delle strategie di mitigazione del rischio. Ad esempio, se la prima valvola, che è normalmente chiusa, dovesse bloccarsi in posizione aperta, non dovrebbe succedere perché è normalmente chiusa e la molla la spinge a chiudersi, avremmo un collegamento tra una sorgente d'aria a 4 bar e il polmone. La pressione all'interno del polmone non può superare i 150 millibar sopra la pressione atmosferica, perché sennò si creano delle lesioni negli alveoli, entra aria nel sangue e questo genera embolie. Quindi abbiamo inserito una valvola a molla che si apre sopra i 60 millibar. Quindi anche se dovesse rompersi questa valvola, rimanere aperta, la pressione non va, non si crea un flusso che va nel paziente fino a portare in equilibrio il paziente con i 4 bar, ma il flusso può scaricarsi tramite questa valvola che si apre e va così a preservare il polmone del paziente. Chiaramente il ventilatore deve accorgersi che è successa questo guasto e deve dare un allarme in modo che l'infermiere o il medico si accorga che c'è qualcosa che non va e vada a controllare, perché in questo caso il paziente non sta più respirando. Un altro sistema di sicurezza è quest'altra valvola, che è una valvola invece che si apre se la pressione all'interno del sistema respiratorio diventa inferiore della pressione atmosferica. Quindi è fondamentalmente una membrana senza molla, finché la pressione è più alta la membrana viene spinta verso fuori e non può passare aria, quando si abbassa permette il passaggio di aria in questa direzione. Questo serve perché in caso di un blackout prolungato il ventilatore deve poter funzionare anche senza corrente per almeno 2 ore, però se dovesse spegnersi tutto o mancare aria e il paziente è in grado di respirare autonomamente in qualche modo, anche con respiri piccoli perché è già in fase di supporto ventilatorio, può respirare, arrivare attraverso questa valvola, comunque il paziente. Poi abbiamo messo dei regolatori di pressione per cercare di per prevenire possibili malfunzionamenti del sistema di pressione all'ingresso. Ad esempio, qui ci sarà un regolatore di pressione che dalla bombola ci porta ai 4 bar. Se si dovesse rompere, abbiamo un regolatore di pressione che comunque ci porta a 4 bar, che è la nostra pressione di esercizio. Abbiamo anche una ridondanza sull'elettronica necessaria, quindi abbiamo un microcontrollore che gestisce tutto e un microcontrollore separato che controlla solo la pressione alla bocca del paziente e controlla che ci sia l'andamento atteso, cioè pressione alta durante l'inspirazione e pressione bassa durante
l'espirazione. I due microcontrollori inoltre si parlano continuamente, fondamentalmente uno chiede all'altro: stai funzionando? Se non riceve risposta, manda un allarme che dice sempre qualcosa non sta funzionando al medico, che può intervenire e cambiare macchina o intervenire in qualche modo. Io qui più o meno ho concluso. Come dicevano, ho avuto la fortuna di incontrare il presidente Mattarella in Bicocca all'inaugurazione dell'anno accademico. Bene. Se avete qualche domanda. Sì. Se avete qualche osservazione, qualche riflessione, qualche domanda, ragazzi, anche ai colleghi che stanno assistendo, tanto questa è un'immagine bellissima, un'immagine suggestiva, bella, importante, che riassume un po' il senso di quello che dicevamo sin dall'inizio. Ecco, io sollecito i ragazzi e i colleghi a rivolgere delle domande al dottor Putignano, altrimenti io qualche osservazione generale la vorrei fare con lui. Vabbè, comincio a dire io delle cose e poi vediamo se gli altri hanno delle osservazioni in merito. Ma allora, io ovviamente non entro dentro le questioni di carattere tecnico perché non ne sono all'altezza purtroppo, ma ho ascoltato con grande interesse, ad esempio, quello che è stato detto sulla matrice di questa esperienza, cioè il lavoro di 150 ricercatori che vengono da varie parti del mondo. Ecco, io vorrei chiedere al dottor Putignano come è stato lavorare in rete e con queste dimensioni, cioè dimensioni di ricercatori che provengono da esperienze diverse, anche da ambiti disciplinari differenti, perché questa esperienza ha un valore enorme perché è un'esperienza di interdisciplinarietà e di condivisione di discipline differenti. Ecco, com'è stato lavorare dentro questo contesto? È stato molto stimolante, sicuramente. Devo dire che dopo un po' è diventato abbastanza normale. La prima riunione a cui partecipi, facevamo circa una riunione su Zoom al giorno, almeno. E quando vedi un premio Nobel che parla e che ti chiede qualcosa, all'inizio era strano, poi in realtà l'ambiente era molto rilassato e positivo, diciamo. Quindi è stata una bella esperienza e sicuramente ha aiutato il fatto che già tutto il gruppo lavorasse in progetti internazionali, quindi c'era già, diciamo, questa la struttura, abitudine a lavorare con altre persone, fare... Bene, c'è uno studente, Tommaso Locatelli, che ha chiesto la parola, prego. Tommaso? Locatelli? Niente, falso allarme. Questo ventilatore è ovviamente adesso è ancora in produzione, è stato migliorato col tempo o è rimasto lo stesso? No, è rimasto lo stesso perché ogni miglioria richiede l'aggiornamento della certificazione. Ah, certo, quindi c'è un problema enorme. E come si è visto prima, il processo di certificazione è stato più lungo del processo di sviluppo. Ah, e questo è un elemento che fa riflettere, ovviamente. No, però è anche corretto perché è una norma, c'è una normativa giustamente severa. Certo, certo. Perché chiaramente c'erano... Un test dovevamo mettere in cortocircuito diverse parti del ventilatore e
assicurarci che ci fosse almeno un allarme che non uccidesse il paziente in caso di cortocircuito di qualsiasi. E poi comunque mi pare di aver capito dalla scheda introduttiva del dottor Tardocchi che i tempi sono stati bruciati, cioè sono stati i tempi sono stati veramente strettissimi, no? Sì, la prima certificazione emergenziale è stata in 90 giorni, mi pare. Forse meno. Comunque, sì, quella è stata un lavoro. Però appunto si lavorava 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, quindi bene. Con un team di 200 persone. Bene, se non ci sono altre osservazioni di merito, io mi avvierei verso la conclusione di questo bellissimo incontro, di questa bellissima conferenza del dottor Putignano, che speriamo di avere con noi anche in qualche altra occasione nelle prossime edizioni dei pomeriggi culturali. Io ribadisco, per me quel ventilatore ha il senso di una vittoria e di una riscossa enorme della scienza come vero strumento di aiuto agli umani che sono in condizioni di sofferenza. E quindi sono contento di avere insieme a Nadia pensato a questa occasione di averla realizzata. Io rimando i nostri amici che ci stanno venendo ascoltando alla prossima conferenza che si terrà l'11 aprile, sarà la conferenza del professor Pinotti. Ci occuperemo di un'altra forma del sentire, che è la questione legata alla realtà virtuale, cioè che cosa significa sentire dal punto di vista della realtà virtuale e dal punto di vista delle immagini del mondo virtuale. E anche lì avremo in quell'occasione l'opportunità di approfondire aspetti del concetto di sentire, che è il tema dominante e il filo rosso di questi nostri incontri di quest'anno. Io ringrazio davvero ancora il dottor Putignano e spero appunto di rivederlo con noi per altre occasioni, per riflessioni di ordine epistemologico e scientifico come quelle che sono state svolte oggi pomeriggio. Grazie davvero, e grazie ovviamente a tutti coloro i quali hanno avuto la bontà di seguirci in questa nostra esperienza. Grazie mille, buona serata a tutti.